lockdown si riparte, ora si fino a mezzanotte, si può consumare all'interno, è cambiato qualcosa per voi qui a Scilla? Beh, indubbiamente una volta che ci fanno lavorare con più flessibilità, con più garanzie, è chiaro che si riesce a realizzare qualcosina in più, nella speranza che non ci siano ricadute di natura di contagio sanitaria e speriamo tutti in bene. Quindi cambiano gli incassi, si vende in più, la gente è più contenta? Un lieve incremento si nota, indubbiamente. Prima con le chiusure diciamo limitate, adesso con più elasticità è chiaro che si realizza qualcosina in più. Ecco, i suoi clienti qua di Scilla cosa dicono dopo questa apertura? Ecco. I nostri clienti sono soddisfatti, sono contenti perché, oddio, si muove un po' meglio, con più... Questa è una località turistica, come si prevede questa stagione qui a Scilla? Ecco. Come si prevede? Questo non lo so, nella speranza che la gente riesca a muoversi con più sicurezza, con più... come dire, con più garanzie, quindi credo che il flusso ci sarà. Ecco, si vede già qualche turista in giro? Qualcosina si vede, nei fine settimana, sì. C'è qualche B&B, qualche albergo che comincia a respirare. Una buona speranza? Vedo una buona speranza. Ecco, da pochi giorni si cambia, anziché alle 11 a mezzanotte, per voi questa sua ristorazione, cosa ha cambiato e cosa cambierà? Cambia che pian piano ci riabitueremo alla normalità e quindi pian piano acquisteremo tutto quello che sarà la normalità che è stata in passato, quindi piano piano è normale che avremo un'organizzazione diversa e noi ci stiamo adeguando a tutto questo. Diciamo, la gente viene a mangiare, prende un caffè, si vede qualcosa in giro? Sì, la gente si sta riabituando piano piano perché diciamo che non c'è stato un afflusso di massa, si stanno avendo più prenotazioni da fuori per l'organizzazione per le vacanze, ma come abitudine ancora stiamo andando un po' a rilento, però piano piano si arriverà. Ci sono già prenotazioni, si prevede un'estate diciamo ricca di turismo? Sì, le prenotazioni ci sono, sono mancate quelle che sono le prenotazioni estere dal periodo di marzo, aprile e maggio, però anche perché il turista europeo, il turista americano programma 6-7 mesi prima, quindi quest'anno non c'è stata la possibilità di programmare. Però stanno già prenotando per i periodi settembre-ottobre. In questo periodo ci sarà il turismo di prossimità che nei weekend ci farà lavorare, ma già luglio e agosto abbiamo delle ottime percentuali.